Grazie, grazie. È bello iniziare uno speech dove si parla di imperfezione con un ritardo, perché questa è la cosa giusta. La scelta che si impone a questo punto è se volete sacrificare o investire le prossime 35-40 minuti rispetto al cibo, perché questa è una scelta già che si impone subito. Ve la lascio iniziare, di modo che uno può inventare qualsiasi scusa per andare a mangiare prima che inizi, perché dopo dico no, ma si bisogna alzarsi, come a teatro. Uno a teatro si alza, va via prima, è successo, oppure va via dopo, oppure non va via più. Ci sono anche quelli che rimangono lì catatonici. Allora, l'obiettivo personale è quello di fare un intervento che, innanzitutto perché io, perché mi hanno chiamato, mi hanno detto vuoi venire a fare questa cosa, ho detto sì, perché io la cultura del TED mi piace molto, mi piace l'idea, l'ho seguita, le seguo su internet, ho seguito alcuni colleghi comici americani e non solo, uno in particolare arabo anche, che mi aveva fatto un'impressione una volta perché ha fatto un TED sull'Islam e sull'ISIS. Per cui mettendosi anche a repentaglio, perché penso che anche quelli dell'ISIS vadano a guardare i TED. Per cui l'ho visto male questo ragazzo, però ho detto, beh, coraggioso, molto coraggioso. La mia parte è dedicata a questa, ho voluto dare un titolo, I have a brain, invece di I have a dream, è un Martin Luther King nuovo. Cioè, I have a brain, cioè, me l'hanno fatto riscoprire, lo sto riscoprendo anche se c'è una corsa mostruosa anche nel mio ambiente. Vi parlo di un ambiente mio che adesso non so più qual è, perché ho fatto prima il bancario per circa, insomma, in banca sono stato per 11 anni di banca, poi ho fatto 11 di consulenza e formazione e poi ho cominciato a fare il comico perché era uno sbocco naturale, cioè... E non si poteva fare altro. È una cosa... Allora ho voluto dare un titolo perché mi dicono che i titoli sono importanti. Nella mia attività è fondamentale avere un brain, anche se, come vi dico, recentemente quello che sto notando in giro è un appiattimento. Non vogliono che tu abbia un brain. Oppure se ce l'hanno, più del brainstorming sto vedendo il brainless. Cioè persone che ti chiedono di anestetizzarlo. Te lo chiede la televisione, purtroppo, devo dire che ne faccio parte, però è un mondo dove a certe volte guardi i spettacoli dove c'è un appiattimento mostruoso. Tutto questo correre in cucina, ai fornelli, quanto ho rotto le palle a tutti. Vedere i bambini che cucinano, che vengono giudicati perché cucinano, i cuochi cucinano, poi tutti cucinano. Una volta si cucinava in casa guardando la televisione, oggi si guarda la televisione gli altri che cucinano. Ed è un salto qualitativo notevole. Allora io dico... questo è un appiattimento. L'appiattimento che viviamo è la questione referendaria. Un appiattimento è tutto ridotto a un sì o un no, sembra una gara. Si sa che vince un no a livello onomatopeico, è più facile dire no. Cioè, come ti va? No! No ti dà soddisfazione, il no ti garantisce una cosa. Allora, fino a questo io ho fatto uno spettacolo, l'altro ieri ero a Roma a farlo, che si chiama Perché Boh? Perché le ragioni del boh. Per le ragioni degli indecisi. È tristissimo il fatto che oggi, ancora oggi, in questo tipo di elezioni, venga detto decideranno gli indecisi. È una realtà assurda, ma se sono indecisi come fanno a decidere? Devono decidere, gli indecisi devono decidere. Cioè, in questa condizione mi sono detto, il cervello dobbiamo riattivarlo, dobbiamo fare in modo di riattivarlo e io stesso me lo sto imponendo, leggendo molto, ritornando ai libri, piuttosto che non ai concetti, frequentando voi, perché questo è un modo di attivare quello che ha fatto il collega, posso chiamarti collega, non comico ma collega formatore, è l'obiettivo di attivare, cioè, avevate voglia tutti dopo una mattinata di ascolto di parlare tra di voi, no, ha liberato la vostra sensazione, c'è necessità di cambiare stile, il cambiamento ti tiene vivi, c'è persone che ho viste quando non accetto mai più di parlare al podio, perché il podio è limitativo, ho fatto tanti corsi di public speaking dove mi dicevano che il podio è invece fondamentale per dare autorevolezza, no, dà solo un orizzonte visivo fisso, al quale tu vedi persone che apparentemente sono attenti, invece stanno già vedendo la Madonna di Cestopova che gli parla anche, gli dice la vita è un regalo, perché sei lì a guardare questo che parla? L'altra problematica, questa è una slide che mi porto appresso da anni, da quando faccio il formatore, e questa è scaramantica, il 28% degli invitati a questi eventi dorme, ci va apposta. Ho fatto corsi manageriali sul time management per anni, venivano i miei partecipanti a dirmi Bertolino è bellissimo sto corso, però non posso fermarmi perché non ho tempo. Ma cazzo, ma vieni a fare un corso sul time management e dici che non hai tempo? Allora sei un imbecille. O imbecille chi ti ha mandato? Perché le mandano le aziende. Le aziende mandano a fare i corsi, deve migliorare il time management. Ebbene, ma se non sta qua come fa?
Non può perché ha da fare in azienda. Non era quello. Viveva una sindrome più pericolosa ancora. Se manco io, succede un casino. È quella la sindrome più brutta. Poi telefoni in azienda, vedi che funziona tutto perfettamente, sai che sei sostituibile e ti viene l'ansia. Chiami e dici, dovrei stare un altro giorno. Stai pure. Stiamo rimettendo a posto tutte le cazzate che hai fatto in questi anni. Questa è una situazione. Il fenomeno del 28% mi hanno spiegato negli States, dove ho fatto dei corsi di public speaking, che è necessariamente vincolato al fruitore del messaggio, è imputabile al basso profilo retorico dei conferenzieri. Ho visto docenti di comunicazione non essere capaci di comunicare. Docenti di comunicazione che mi spiegavano ricevente ed emittente per la 45esima volta, mi spiegavano la piramide di Maslow, dei bisogni sociali, dal 64 che gira questo modello. Non è il caso di aggiornarlo? Non è il caso di rifletterci? No, lo spiegavano perché lo hanno sempre fatto così. È quello che dicono i contadini piemontesi quando seminano. L'uma semper fait pare. È il latifondo, che poi consuma tutto. Allora mi sono detto, bisogna cambiare modello. La comicità deve cambiare modello. Ieri si stava celebrando la prima puntata del funerale di Zelig, a cui parteciperò anch'io. Bisogna cambiare modello. Non può essere così, non so quanto ha fatto di ascolto, ma la gente non ride più per quelle stesse cose. Anzi, ride con una sorta di malinconia. E dice, oh, poverini, sono ancora lì. Ma dai, guardiamoli, cioè quel discorso familiare. Mi spaventa. La soglia di attenzione di una persona è di 20 minuti. Mental Research Institute di Palo Alto, se me lo confermate, perché qui ci sono scienziati e studiosi, che è l'albero della cuccagna della consulenza, Palo Alto. Quando non sappiamo cosa citare, citiamo Palo Alto. Vado oltre. Parto da questo presupposto, il futuro non è più quello di una volta. Arthur C. Clarke, stupendo autore, meraviglioso del 2001 Odissea nello spazio, accusato di pedofilia, per cui anche qualche piccolo problema a livello familiare. L'uomo viveva questa dicotomia con se stesso, il futuro non è più quello di una volta. Me ne sono accorto anche stamattina, quando sentivo ragionare su argomenti, su delle patologie in maniera moderna, in maniera nuova, in maniera innovativa, non più come prima. Cioè, prima c'era una sorta, io da piccolo, da giovane, ho avuto una specie di semi-esaurimento da crescita, come l'hanno chiamato. Allora ti portavano dal neurologo, e faceva fare quegli esercizi, aprire le mani sul piede, davanti, piegato, poi mi ha detto può andare, è lo stress. Questo piange a casa da solo, si perde in metropolitana, come? È lo stress. Cioè, se non fosse stato per i miei amici che sono tornati a casa a recuperarmi, io sarei stato ancora chiuso là in pigiama, perché ero spaventato dalla crescita, dalla paura di affrontare gli altri. E questa cosa però, il futuro non è più quello di una volta, oggi non ti trattano più così, oggi c'è una legge 38, la terapia del dolore. Cioè, se stai male ti devono dire che... Alcuni medici che ho incontrato mi hanno detto sì, è solo in Italia che si è dovuto fare la legge, perché nelle altre parti questa cosa è regolamentata dal buon senso. Io che sono poi un ipocondriaco, quando ho fatto questo evento con tutti questi medici sono uscito pieno di sintomi. Mi spaventavo, perché l'ipocondriaco gli racconti qualcosa già, ah, ma come questa cosa? Dove la senti? Cazzo, ce l'ho anch'io. È proprio il modello pazzesco. Allora, a questo punto parto da una citazione, l'ho letta tempo fa, tornando dagli Stati Uniti, ho fatto un convegno recentemente e l'hanno fatta vedere là. Quello che molti ignorano è che il nostro cervello è fatto di due cervelli, un cervello arcaico, limbico, localizzato nell'ippocampo, che non è praticamente evoluto da 3 milioni di anni a oggi. Non differisce molto tra l'altro tra l'Homo sapiens, ho sentito prima la parola sapiens, la togliamo, tra l'Homo e i mammiferi inferiori. Un cervello piccolo ma che possiede una forza straordinaria, controlla tutte quelle che sono le emozioni, ha salvato l'australopiteco quando è sceso dagli alberi, permettendogli di far fronte alla ferocia dell'ambiente e degli aggressori. L'altro cervello è quello cognitivo molto più giovane, nato con il linguaggio, e in 150.000 anni ha vissuto uno sviluppo straordinario, specialmente grazie alla cultura. Vado a cercare questa parola cultura e trovo che un premio Nobel, Edmund Phelps, 2006, dell'economia, che non c'entra niente con la medicina, dice che senza cultura siamo rovinati, che non si esce più da quella che viene chiamata la stagnazione definitiva. Anzi, la chiama in una maniera ancora più tragica, lo vado a leggere perché la chiama la stagnazione secolare, cioè vuol dire che per secoli non si muove più, che vuol dire quando la difficoltà di trasformare il risparmio in investimento. Cioè quando le persone non trasformano questo. Allora, il cervello così, peraltro prima mi sono anche trovato a disagio quando il docente che mi ha preceduto ha detto che la cipolla... Cioè, io ho detto, adesso capisco perché noi piangiamo di fronte alla cipolla, è una sudditanza psicologica. Cioè abbiamo questo modello, cioè quando la vediamo, taglia, lei c'ha il gene più alto, mi viene da piangere. Allora,
il concetto impressionante è che se vai anche nelle antiche discipline, emisfero destro e emisfero sinistro del cervello, io non entro nel merito che qui ci siete voi, però quello che mi ha incuriosito, che è stato un bello storytelling che ho sentito, è che l'ideogramma rappresenta molto spesso le parole, no? Anzi rappresenta la parola ed è un disegno. In questo ideogramma giapponese, che significa crisi, è composto da due differenti segnali che sono problema e opportunità. Cioè il problema è la crisi, l'opportunità è quella di risolverla. Ed è bello che ci sia in una parola questa doppia valenza. Avessimo delle doppie valenze anche umanamente, secondo me sarebbe bello. Allora parto da un modello, e giusto per essere un po' dissacrante e antitetico a quello che ho visto fare, questo modello non viene dalla medicina, viene dall'automotive, è un modello della Toyota. Si chiama Quality Function Deployment, lo sviluppo delle fasi della qualità. Allora l'ho preso e l'ho umanizzato. La gente deve comunicare e vuole comunicare. Voi siete qua per questo, io sono qua per questo. Quando è efficace? I giapponesi dicono che la comunicazione è efficace a tre livelli. Una è implicita, cioè ed è basato su quante competenze hai e quanto sei efficace nel comunicare. Quello che non è molto efficace, che lascia infatti il cliente, io lo chiamo cliente, paziente o chiunque ascolta, un po' adombrato, incazzato, per usare un eufemismo. La comunicazione implicita è il minimo indispensabile. Se io vado dal medico, il medico mi deve dire come sto, me lo deve dire, se non me lo dice me lo fa capire, se non me lo fa capire me lo prescrive, me lo scrive. Cioè, ho fatto recentemente un intervento per medici di famiglia, per conto di un'azienda farmaceutica, e questi, il titolo era Combattiamo ogni giorno contro il dottor Google, che è il paziente che arriva che sa già tutto perché è andato su internet. Un mio amico osteopata, che è un mio caro amico, mi ha detto, quando mi arriva quella che dice, dottore, devo essere manipolata, la 5SL542, dico, le metto fuori 85 euro in più, così non torna più. Lui ha aggiunto anche un brutto termine che però va a cozzare sul fatto dell'evoluzionismo di prima. La comunicazione implicita è il minimo indispensabile, sindacale, che devi fare. Se tu sei chiamato per dare una conversazione a un TED, secondo me il TED deve avere un qualche cosa di... O hai un bello stile nel farlo, o ha un contenuto importante, o ha delle cose da dire che incuriosiscano, quantomeno. Però non ci si può fermare all'implicito. C'è qualcuno, i giapponesi esagerano e chiedono, se vuoi arrivare alla soddisfazione del tuo uditorio, del tuo paziente, del tuo cliente, devi superare e arrivare alla qualità espressa. La qualità espressa è quando qualcuno domanda e tu hai delle risposte. Prima sentivo le domande, alle domande vengono date risposte. A volte ce le diamo da soli. I giapponesi sono stra-euforici e viaggiano sulla qualità attraente. Qualità attraente è quando superi la domanda, cioè quando prima ancora che te la facciano capisci cosa ti vogliono dire. Per un medico penso sia fantastico, cioè quando entra qualcuno fa lei non dica niente, ho già capito. E questo è il momento in cui pranoterapia, non so che cosa sia, o ipnosi magari anche, è l'utilizzo di questi vantaggi. Questo esempio fatto nelle aziende è interessante perché tempo fa parlavo con un manager del tondino bresciano che mi ha detto, senti, ho già capito tutto io di quello, cioè ha capito tutto appena visto il modello. Ha detto, ho capito dove mi devo posizionare io. Cioè, dove? Lì, all'inizio. Perché così nessuno mi rompe i coglioni. Chapeau. Perché è quello che vogliono fare anche i professori quando insegnano, cioè il studente chiede troppe cose, ma perché devo chiederti? Io ti do il minimo, tu paghi per questo, ci mancherebbe che ti venga a dare anche cosa penso realmente di te. Cioè, cosa penso di te lo diranno a casa tua i tuoi genitori, io te lo dirò quando formulerò un giudizio, e su quel giudizio poi ci dovranno riflettere i genitori per come ti hanno educato, imbecille, e che questo poi è un coacervo di risoluzioni. Questo modello non riesco a spiegarlo come lo spiegano i giapponesi, tediosissimo. Io ho visto il professore dell'Università di Kyoto spiegarlo, che è terrificante. Dico, quality is jumping, you have to learn in English and c'è la gente, sentivi, boom, colpi di Luger, sparate ai maroni. Io ve lo dico, ve lo voglio spiegare perché è importante, invece coinvolgendovi un attimo. Quanti di voi in questa sala sono sposati, fidanzati da più di 10 anni, per alzata di mano? Bastavano le facce, grazie. Grazie. Dopo 10 anni, che cos'è implicito in una relazione? Uomo-uomo, donna-donna o donna-uomo, per non discriminare, per non giovanirdizzarmi. Che cosa è indispensabile che ci sia in una relazione dopo 10 anni senza che il o la vostra partner vi ringrazino? Cioè, senza la medaglia, cioè non dovete... Perché uno dice, sì, io ho la pazienza, ma no. Se vi dite pazienza vuol dire che è implicito, cioè che non deve essere richiesto. Che cosa? Tolleranza.
ci vuole complicità, dopo 10 anni ci mancherebbe che non c'è. Però è vero, cioè, attenzione, dicendomi tolleranza e complicità, lo date per implicito, vuol dire che è una cambiale in bianco, eh? Vuol dire che non dovete essere ringraziati se siete tolleranti e complici. Altro? Fiducia? Novità, un po' di innovazione. Mi dite una cosa, comincio con la R che mi viene a mancare sempre, il rispetto. Il rispetto, ragazzi, perché quella coppia che mi dice la meno o mi mena perché mi ama, a me non funziona così. Cioè, il rispetto deve essere una componente in 10 anni di relazione. Ora fate le riflessioni. Dopo 10 anni che ti rispetto, sei complice, ti tollero, tolleriamo. Una volta un partecipante mi ha detto il sesso, ma era visibilmente provato. dopo 10 anni che funziona così... c'è qualcuno, uno dei due, la partner, io lo faccio l'esempio al maschile, ma non per sciovinismo, perché mi viene meglio, cioè la partner chiede, senti, ma capisco che mi rispetti, mi tolleri e sei il mio complice, ma usciamo a cena io e te? L'uomo guarda in quel momento, dice, è successo un casino? Perché la prima reazione è che è successo un casino, lei ti parla, magari si veste anche in una maniera diversa dal solito, abbandona il tutone con gli orsi della Irge, e ti viene a fianco con una cosa anche minimamente attraente, senza vergognarsene, perché è tua moglie, la tua compagna. E tu la guardi e fai, ma come cazzo sei vestito? Perché non sei più abituato. La guardi, lei ti guarda, tu la guardi e dici, ma perché usciamo a cena? Cosa hai fame? Ma non è che ho fame, voglio stare a parlare con te, voglio recuperare un rapporto con te. È un po' che non parliamo. Ma allora c'è un casino. No, non è un casino. Ho semplicemente bisogno di parlare con te. Ah, con me. Ah, sì, vabbè. E dove andiamo? Alla domanda comincia, perché non andiamo a cena? Dove? Dove ci siamo conosciuti? Chiuso ormai. Andiamo al cinema, ma al cinema è sempre le stesse cose, ho preso l'home theater, stiamo a casa, no? Andiamo a teatro, tossisco, non c'è parcheggio. E poi cosa parliamo? A teatro mentre c'è la... No, ma è per stare insieme, ho capito, andiamo dove andiamo? Fare un weekend, cosa? Andiamo a fare un weekend al mare, il mare fa freddo, montagna più freddo e umido, collina, andiamo ad Asolo. Asolo, che cazzo è Asolo? È un posto romantico, stiamo là. No, dopo un po' lei non chiede più. E nella cultura mentalmente maschile, ma penso preponderante anche nelle aziende, si pensa che quando un cliente non compri più da te, abbia smesso di comprare. Non è vero. Non è vero. Può aver cambiato fornitore. Ed è di una facilità, sapete, prendere una donna in quel momento lì è facile, basta un complimento sul vestito, va, che bella che sei oggi, io? Sì, basta aprire una porta della macchina e dice, oddio, non succedeva dal 42. E questo modello qua, questa è la qualità espressa, l'attraente è anticipare questa situazione, l'anticiparlo, cioè arrivare a casa un giorno con un mazzo di fiori e dire quello che diceva la novità. Ma non è il mio compleanno, non mi importa se è il tuo compleanno, ho visto questi fiori e ho pensato a te. Non mi importa se oggi è la giornata, andiamo fuori, cioè questa la qualità attraente è faticosissima, perché non è one shot, ma è uno stile di vita, ecco perché in molte aziende non si riesce a fare, in molte strutture non si riesce a fare, perché non basta fare gli smiling courses, quando sono stato in Inghilterra a lavorare mi hanno fatto fare quello in banca, smiling courses, sorridere, sempre, cazzata, enorme, perché arrivava il cliente a Milano in banca, macchina in terza fila, scusi, devo andare fuori, mi può fare che... Che cazzo ridi? Cosa ridi? Cioè, mi stanno portando via la macchina e ridi, deficiente. Cioè, io ridevo perché mi avevano insegnato a ridere. Sempre, smiling courses. La qualità attraente mangia l'espressa, l'espressa mangia l'implicita. Ho visto persone uscire da quando faccio questo esempio, nelle aziende che escono, telefonano. Amore, senti, sono... Stasera andiamo fuori? Perché terrorizzati da questo modello, no? Dice, no, senti, vabbè, allora facciamo una cosa, se non andiamo, ma dove, se andiamo, guarda, se andiamo fuori, fine settimana andiamo ad Asolo, perché, non lo so, c'è un pirla qua che ha detto che bisogna andare ad Asolo. Allora, questa roba qua, la qualità attraente divora le altre curve, ed è la più difficile da fare. La qualità attraente però è anche la più stimolante, quella che ti porta alla soddisfazione vera, perché vuol dire anticipare i bisogni degli altri. Ora, io ho visto tante persone farlo, a me succede quando sento uno speech bello, ascoltando stamattina quella poetessa, questo è stato un momento di qualità attraente, è andato oltre quello che io mi aspettavo che lei dicesse. Ci sono delle situazioni molto belle, secondo me, che sono molto legate anche a come siamo fatti noi.
Gli americani, sempre io mi faccio riferimento, li parlo in generale, non parlo di quelli di adesso, del Trump pensiero, ma parlo della Association, adesso si chiama Association Training Development, che adesso è Association for Talent Development, che è, siamo stati io e una mia collega a Denver questo, a maggio, abbiamo portato a casa un po' di materiale, e questi new models sono una sintesi, dicono bisogna utilizzare il passato per capire il presente e progettare il futuro. E questa è una cosa pesante, è una pietra tombale questa che ti mettono addosso, un epitafio. Quello che vedo però fare dalle persone costantemente, non so per attitudine, sono gli old models. Sprecare il presente per temere il futuro rimpiangendo il passato. E Zelig, i miei colleghi e io stesso siamo così. Ci piacerebbe tutti avere 40 minuti come Walter Chiari per poter fare uno sketch in televisione come il Sarchiappone, ma non possiamo più chiedere in questo contesto di avere 40 minuti perché la gente ha il telecomando. E conseguentemente prima bisognava alzarsi per cambiare canale, andavano e dicevano vai e vai te, mia madre e mio padre litigavano perché c'era l'Odissea con Ungaretti che ci spaventava e diceva Ulisse prendi Telemaco, i bambini erano terrorizzati da Ungaretti e da questo cretino che poi è il ciclope, uno che fa chi mi ha accecato, nessuno, e ci crede. Allora, vuol dire che questo modello qua lo guardavamo. Mia madre dice, ma non è un po' troppo duro per i bambini vedere questo qua con il palo nell'occhio? Cioè, dice, sì, vai tu a cambiare canale. Oggi invece se lo fai anche di naso, una voce che non ti piace, da dietro cambia e non c'è più, sparisce dal video. Allora, noi non possiamo più pretendere di ragionare con gli old models, dobbiamo entrare nell'ottica dei new one. Verifica di ho 28%, potete ripetermi questo numero tutti insieme ad alta voce? Sembra il congresso della sinistra del PD. I Civatti, me la fate più a voce alta per cortesia? Ok. La somma, grazie. Via. Via. Aspetta, Parte, Vai. 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 C'è bisogno del mindset change. E questo è il modello 5.000. Adesso lo lascio perché non essendoci un rapporto di fiducia tra me e voi ancora stabilito, le persone stanno facendo i conti. Dicono, sto qua. 4.100 è mindset change. Dopo il 4.090 può esserci 4.100. È come il salumiere che affetta, dice, lei signora voleva un netto di crudo, ho fatto un netto e mezzo, lascio? No, rincolli amico mio. Una per altro, non va bene l'ascio, non sta più bene l'ascio. Poteva essere un po' di anni fa, l'ascio non va più bene. Abbiamo strumenti di precisione, voglio precisione. E questo modello di mindset change mi porta a pensare questo. Molte strutture hanno questo. Se pensate che il vostro capo sia ottuso, ricordate, non avreste ottenuto un impiego se fosse stato più brillante. Molti hanno anche la presunzione di saperne più degli altri. Io non ho mai pensato di saperne più di nessuno. Rido o guardo anche un comico che mi fa ridere o non mi fa ridere, guardo i filmati dei comici americani, non siamo uguali, però impari molto anche da loro. Guardo i filmati dei teatranti, penso a Laurence Olivier, quanto grande è stato quando nel Festival delle Celebrazioni di Shakespeareane i giornalisti lo deridevano perché il pomeriggio provava e gli dissero, Messer Olivier, lei che ha vinto già tanto, ha fatto il monologo dell'Amleto, l'ha già rifatto mille volte, perché prova il pomeriggio? Provo il pomeriggio perché se non provassi il pomeriggio non potrei improvvisare la sera. L'improvvisazione nasce dal canovaccio, la conoscenza delle cose che fai. Allora questo modello mi ha interessato molto. Le balle vanno raccontate, io ne ho fatte ne dico tantissime, a volte le butto dentro. Richard Nixon davanti alla commissione senatoriale del Watergate dice io non ho mentito, ho solamente detto cose che poi non si sono rivelate vere. È un genio, è un genio. E temo che quello che sta arrivando è un altro forte, Questo è un altro molto bravo, molto bravo. Il genio può essere del bene o del male. Io non dico chi ha votato Trump o non Trump. Fatto sta che sta smontando tutta quella campagna velenosa che ha fatto un pezzo per volta, perché non può farlo. Il referendum fatto dagli frontalieri in Svizzera, un'altra cazzata, non possono mandarli via, ci sono accordi europei. Però la destra svizzera aveva bisogno del discorso sui frontalieri e conseguentemente ha raccontato delle palle. Ma se le racconti bene, la gente ci crede. Speriamo che qui... Vabbè, lasciamo stare. Storytelling, ne ho sentito parlare. L'ho portato a casa dagli Stati Uniti molto materiale su questo e mi piace lavorarci perché I Have a Brain parte da questa cosa, raccontare storie. Le ho sentite raccontare prima, delle voci. Daniel Goleman, intelligenza emotiva, dice la capacità di distogliere l'attenzione da una cosa per spostarla su un'altra è fondamentale per il benessere.
Ho visto che dei TED che abbiamo visto prima, uno mi ha cambiato l'attenzione su una cosa diversa dall'altra. C'erano talmente differenti uno dall'altro che mi hanno dato la sensazione che tu puoi pensare per un certo punto, non so se con l'età vi arriverà, i più giovani non succede, che esci da casa e non sai se hai chiuso la porta. Poi dice l'ho chiusa, dai l'ho chiusa. E ti rifai il film di quando l'hai chiusa, dici sì, ero là, l'ho girato la chiave. E poi torni indietro, perché nel momento in cui stavi chiudendo la porta, il tuo flash era già avanti. Era già avanti al prossimo, the next. Questo è tipicamente milanese poi questa cosa, perché noi siamo persone, cioè sempre ci portiamo avanti col lavoro. E a Musocco ci ho visto una lapide sulla una tomba di uno, si è portato troppo avanti col lavoro. È andato. Il modello è quello lì. Storytelling ci hanno sempre detto che stava nell'emisfero destro del cervello, quello creativo. Teoria degli emisferi, potete smontarla. Io mi rifaccio un po' a Roger Sperry. Un po' datata come cosa, però a me piace l'idea che ci siano due emisferi col corpo calloso centrale, questo trasmettitore, i neurotrasmettitori, mi fa piacere pensarci. Hanno sempre detto che era la parte creativa lo storytelling, che devi essere creativo per raccontare storie. Non necessariamente, perché torno dagli Stati Uniti con un concetto nuovo che è lo story crafting. Non è affatto nuovo. 2007 nasce in Finlandia, lo usano nelle scuole per spiegare ai bambini piccoli, da 1 anno e mezzo fino a 8 anni, che cosa fare? Vuol dire, raccontiamo una storia, lo sta facendo mia figlia a scuola, lo chiamano in maniera diversa. Tu racconti una storia, io ne prendo nota, poi te la rileggo a voce alta e tutti gli altri che l'hanno ascoltata danno una mano per rimetterla insieme. Corretta come interpretazione? Abbiamo un'esperta di storytelling. È più o meno, è fantasiosa, però mi piace l'idea che possa essere così. Storycraft, storytelling, mettere insieme due cervelli sarebbe una bella sfida. Il processo di storytelling deve partire però che il fatto abbiamo un cervello controllore, un cervello analitico, un cervello relazionale e un cervello esperienziale. Questi 4 elementi insieme, a me piacerebbe riuscirli a mettere insieme in ogni momento. Cioè io quando vado allo stadio, essendo interista, metto di solito il cervello analitico, quello esperienziale, e da lì in poi non mi muovo più. Cioè, su quello controllore no, perché l'interista è l'unico di quei pochi tifosi che esce prima della fine della partita, perché ha già deciso che, no, che va male. E io l'ho visto andare via. Io ero invece presente in una partita, in un Inter-Sampdoria, dove si perdeva 2-0 a 10 minuti dalla fine, e ho detto, ragazzi, dove andate? La scala non si esce prima che l'opera finisca, prima che siano usciti tutti. Ma se perdiamo 2-0, sono delle merde. Abbiamo vinto 3-2 quella volta. E quelli che erano fuori hanno sentito solo il boato degli ultimi gol di Recobbe e di Vieri. Il boato, noi eravamo là. E questa è una cosa simpatica, secondo me, che si può vivere. Vado oltre, lo storycrafting per me è un'altra sensazione. È la sensazione bella dell'impegno e della motivazione. L'unica risorsa che garantisce il successo è l'unica che non si può comprare. L'impegno e la motivazione della gente. Quando sono stato negli Stati Uniti, ho sentito parlare di questa, molto neuroscienze in questo convegno. A Denver è stato quest'anno e l'anno prossimo sarà ad Atlanta. C'erano tantissimi speaker che parlavano di dopamina, serotonina, stavano lavorando molto sugli neurotrasmettitori come elemento importante. Io personalmente penso che siano parte di comportamenti. L'impegno delle persone però non è gestibile. Allora voglio dirvi, io non ragiono tanto sui neurotrasmettitori quanto sui caratteri. Questa è l'ultima matrice, perché ogni consulente o presunto tale deve avere una matrice. Questa è un po' la matriciana che l'ho modificata. D'altra parte l'ho anche presa da alcune riviste tipo Harvard Business Review, perché la parola copyright tradotto vuol dire copia giusto. Per cui l'ho copiata e me la rifaccio mia. Poi ognuno la spiega come vuole. Al di là dell'emisfero destro-sinistro, cervello non cervello, malattia non malattia, dolenza, voglia di apprendere non voglia di apprendere. Cioè, questo a livello, questa è una matrice che funziona su tutto. L'ho fatta vedere anche a Zelig un po' di anni fa, perché è umana. È una batteria di un'automobile, alta e bassa energia, negativa e positiva. Siamo tutti così. Ci sono persone che vengono ai convegni con bassa energia negativa, che sono questi quelli qua. Quelli che entrano dicono, siamo qua. È in azienda, gli chiedi come va? Come vedi? Vedo male. A scuola, lo studente. Poi, lei è preparato? Magari. Denuncia subito la sua situazione perché è a bassa energia negativa. Chi viene qua a bassa energia negativa è raro che venga, però può venire anche per avere la conferma delle proprie negatività. Ecco, vedi che lo dicevo bene io, che non c'è nessuna speranza. Vengono per il conforto della mancanza di speranza. Sono portatori sani di sfiga,
sono quegli elementi che tu puoi trovare a fianco anche ogni giorno, in una bellissima giornata come quella odierna, col sole si vede il Resegone e dicono bello, ma che bella giornata. Hanno detto che cambia. Certo, cambierà prima o poi, ma carpe diem, no? Enjoy your now. Vivi adesso, tanto cambierà il tempo, è garantito che cambierà. Ah, vabbè. Te li trovi a fianco alla Torre Unicredit, ne ho trovato uno o due settimane fa che dovevo salire in un piano, mi fa, mi guarda. Speriamo che salga anche oggi l'ascensore. Chieditelo sulle scale, menarogna. Vai, fatti 100 piani di scale, se ti piace, falli. È un problema tuo, non è mio. E aereo, decollo a fianco, mi sono sempre chiesto come fanno ste bestie a volare. Chieditelo in treno. Perché è vicino a me? Che necessità c'è? Portatore sano di sfiga. A livello governativo, cioè, non va mai bene niente, ma non hanno la forza per cui accettano. Cioè, un paese di merda l'Italia. Ma perché non va via? Potessi. Chi te lo impedisce? Tutto. È ora di cambiare. Il mio tempo è già andato. Una serie di frasi così. Cultura cattolica aiuta molto qua, Siamo nati per soffrire, polvere eravamo, polvere torneremo. Siamo solo di passaggio. Altro? Ci diamo prendiamo un crocifisso, ce lo diamo sui maroni? Ma perché è così? Cioè, non è così, la cultura cattolica, chi legge i Vangeli, non è così. C'è dentro una marea di speranza in quelle letture lì, così come nelle sure del Corano. C'è tanta speranza, non c'è soltanto violenza. Io non capisco perché. A fianco c'è questo qua, eccoli qua. Questi i peggiori, più pericolosi. Perché accondiscendono a tutto, ma non fanno niente. Dicono, qua oggi sono persone che hanno detto, bellissimo, giusto, finalmente c'è questa cultura del confronto. Ma lei cosa fa? Niente. E quelli che nell'azienda che parla di change management, è bravi, è 20 anni che lo dico io, 20 anni, bravi, porca miseria. Lei fa qualcosa? Niente. Io lo dico, più di così cosa devo fare? Recentemente ho avuto su uno di questi interventi una persona che mi ha detto, ma lei è grillino? Ma che cosa c'entra? Ma che discorso? No, perché io voglio capire dove lei è. Ma come mi devi capire dove sono? Io sto solo parlando. No, per capire, perché, insomma, è ora di finirla. Ma con chi? Ma con chi ce l'ha? Ma tutti, bastardi. Ma chi? Ma lo sanno loro. Ma loro chi? Ma non sa, non ha un bersaglio, allora si accanisce su tutti, no? E questa è una persona pericolosa, perché sono quelli che oggi dicono sono i pilotabili e non risponderanno mai a un exit poll cosa pensano veramente. Per cui è per quello che gli exit poll falliscono, perché questi hanno il gusto di dire io voto a destra, poi vai a sinistra. Sono divertentissimi. Uno di questo poi gli ho detto, senta, se non le piace il paese, però anche lei fa, è colpa anche nostra, no? Dobbiamo essere anche noi. Anche noi a darci una mossa, no? E lui gli fa, sì, anche noi. Sì, perché guardi, lo Stato siamo noi. Ah, siete voi? Cazzo, datevi da fare. Cioè, la rigirate. A me quelli che piacciono di più sono questi qua, incazzati su tutto, sempre incazzati, sempre da from the morning to the evening, Hanno energia però, bellissimo, un capitale inarrabile. Io avevo colleghi così in banca, Buongiorno, buongiorno un cazzo, buongiorno. Buonasera, sì, bella sera di merda che mi aspetta. Cioè, non c'era un giorno, vai in ferie? Sì, tanto poi finiscono, mi romperò i coglioni. Cioè, non c'è un momento che hanno di allegria, non ce l'hanno. E quando ce l'hanno si meravigliano, sono felice, cazzo. Non capiscono. E li vedo belli, belli, incazzati, neri, sempre, con tutti e con tutto. Venendo qua, questa gente ha detto, bello, sì, però adesso è già mezz'ora fuori orario. E poi, porca miseria, tutti questi soldi li avessero dati a noi, non è mica meglio. La distribuzione. Poi c'è quello là, il modello americano, che è il forever happy. È quello che dice, ragazzi, che splendida opportunità oggi. Ma che bello essere qua a scambiarsi opinioni tra persone che vengono da ambiti diversi, età diverse, esperienze diverse. Che bello essere qua, soprattutto in un momento interattivo dove possiamo confrontarci con culture internazionali, sviluppare un sentire vero e vissuto e condividere anche momenti di ilarità, ma di profonda riflessione. È una tossicodipendenza. Persona così non può che avere qualche sostanza che gli gira dentro. Perché non è possibile essere così in una società oggi, così. Gli americani chiamano questa matrice della championship, dice il champion, 1 su 4 di quelli ti cambia un ambiente, di lavoro, di studio, di scuola, di casa, di famiglia. È difficile averli così. Il più delle volte la cultura che si è generata è che quando ne hai uno così, una volta in azienda si coalizzavano tutti per mandare via quello lì. Adesso si coalizzano gli altri perché quello alza troppo le aspettative.
per cui cercano di farlo andare via. Ed è una situazione simpatica. Concludo il mio intervento con tre elementi che sono legati al fatto: non è l'ottimismo o il pessimismo che cambiano le cose, perché questo era un poeta francese, Nicolas de Chamfort, Sébastien Roche, velista nel Settecento, andava a vela, e questo una volta gli hanno detto: il pessimismo non funziona, il pessimista si lamenta al vento, parlando dei velisti, l'ottimista aspetta che il vento cambi e il realista aggiusta le vele. Io penso e temo che sia un momento questo, a livello umano, nazionale, ma anche mondiale, dove sia il caso di mettersi in collettività, cioè tutti insieme, come facevano i pescatori, e aggiustare le vele. Perché se non fai collettività è un bel problema. Questo è un articolo del 16 di novembre, Corriere della Sera, che dice: dovevano essere i wearable, i dispositivi indossabili, che per ora non hanno fatto il boom come ci si aspettava. Doveva essere il cloud, e ancora si aspetta la quotazione delle principali società del settore. Infine l'intelligenza artificiale, che però al momento resta il centro di investimenti più che di nuovi strumenti. Così alla fine, smentite tutte le previsioni di investitori e analisti, il vero business sul quale puntare nella Silicon Valley e dintorni è risultato essere un altro: le chat di gruppo. Non quelle di Facebook e non quelle di Snapchat, le chat di gruppo, le persone che parlano tra di loro, che comunicano. La motivazione si riferisce a sistemi di messaggistica che ci consentono di comunicare con più persone allo stesso tempo e che velocizzano e migliorano il lavoro di tutti i giorni. Secondo me è quello che state facendo voi oggi. È una chat di gruppo, un'enorme chat di gruppo. Penso che i blogger vivano di questo, condividono con gli altri questo pensiero. E io personalmente credo molto che dalla collettività hai tanto tempo e modo per imparare. Lo storytelling è una strada, secondo me, per arrivare a questo. Perché per imparare ci vogliono anche dei buoni raccontatori. Se da grande troverò un lavoro che mi piace, questo era un bambino delle scuole di Torino, un libro del 1989, si chiama La felicità manageriale, coniugi Varvelli, sono una boutique della formazione torinese. Questi scrivevano: la dimensione ludica del lavoro. Vi divertite voi lavorando? E parlo con quelli che lavorano, con quelli che ancora non lavorano, cioè, mi piacerebbe divertirmi lavorando. La dimensione ludica del lavoro, io ho tanti anni che faccio questa professione, non la mollerò mai fino a quando avrò modo di farla, e fino a quando non mi diranno di andarmene via, perché poi succede. La dimensione ludica, loro l'hanno sperimentata sui bambini, hanno intervistato bambini di quinta elementare, hanno chiesto loro: che lavoro vuoi fare da grande? Le bambine rispondevano: lavori da camice, scienziata piuttosto che dottoressa, veterinaria, molte bambine. Alcune volevano fare, una ha detto la star, una ha detto Violetta, il padre l'ha ritirata dalla scuola. I bambini invece lavori colorati, un bambino ha detto: voglio fare il gommista, il padre fa: oh, il gommista, ma perché? Se diventa un bravo gommista, per carità, ce n'è bisogno. Un bambino che lo stanno ancora cercando oggi ha scritto: se da grande troverò un lavoro che mi piace, allora potrò smettere di giocare. Ragazzi, a me questa roba qua mi piacerebbe che fosse così. Mi piacerebbe che questa dimensione ludica ci continuasse a permeare. L'ultima frase che mi hanno chiesto di trovare, mi hanno detto: ma serve grinta, perché il tempo odierno è purtroppo fatto di competizione, nei momenti della competizione. Ma io nella collettività ne vedo poca di competizione, a volte competiamo più con noi stessi. Però dico: ci serve grinta. Ho cercato frasi sulla grinta, non cercate sintesi estreme, ho trovato solo questa, la cito apocrifamente perché non vorrei che offendesse nessuno. Dice: qualunque imbecille potrebbe prendere una tigre per i coglioni, ma ci vuole un eroe per continuare a stringere. La grinta è tutta lì dentro, è tutta lì dentro. Vado a concludere con un misero tentativo di storytelling per dire che dove potete collocare questa mia presentazione all'interno di tutte quelle che avete sentito e che sentirete. La storia è di un deserto. Nel deserto ci sono tre figli di un ricco possidente. Questi tre figli vedono il papà spegnersi perché è un uomo anziano che lentamente muore, ma muore sereno con tutti e tre figli intorno a lui. Questi tre figli, date voi i nomi che preferite, a questi tre figli lascia un'eredità, lascia 17 cammelli, non ha altro, 17 cammelli. E questi figli cominciano a dire: bene, bene, ce li dividiamo, però lascia anche delle disposizioni, metà del suo lascito andranno al primo figlio, al primo genito. Un terzo andrà al secondo genito e un nono al terzo genito, perché era un uomo giusto, era un saggio, un sufi. E il problema è che questi figli cominciano a litigare, perché purtroppo 17 è un numero non divisibile. E cominciano a litigare pesantemente, fino a quando vedono arrivare dal fondo del deserto il mullah. Questo mullah che arriva lentamente, non è né Omar né gli altri, è un mullah semplice, di quelli veri, quelli saggi.
Questo mullah camminando arriva verso di loro e fa: perché litigate, ragazzi? Non voglio vedere litigare, in armonia, davanti ancora alla salma di vostro padre. Io non trovo bello questo modello. Dice: sì, però tu non c'entri niente, tu non conosci niente di noi. No, io conosco il vostro problema, state litigando per questa operazione. Facciamo una cosa, vi dono il mio cammello. Dice: ma tu sei pazzo. Dice: ma è brutto peraltro, è malato, è vecchio. Prendetelo, accettatelo come regalo, perché non voglio vedere gli altri litigare. E gli danno il cammello, questo poveretto, un cammello peraltro mal in arnese. Questi ragazzi cominciano a litigare e poi cominciano però a fare i conti. 17 più 1 fa 18. 18 diviso 2, 9. Un terzo di 18 è 6, un nono di 18 è 2. 9 più 6 più 2, 17. E allora questo si riprende il suo cammello e se ne va. Ed è la cosa che faccio io lasciandovi col pensiero: dove volete collocare il vostro 18° cammello? Grazie.